Salutate ragazzi. Saluta anche tu. Ma io ci parlo sopra perché tanto l'audio lo tolgo. Energia, energia. Allora, dove siamo? Cosa sapete di questo posto? Niente, poco niente. Ottimo, nemmeno niente, dove possiamo andare? E abitano tutti qui in zona, eh? Abitano tutti in zona, questo allora. È grave. No. Questo. Allora, praticamente questa zona è una formazione geologica di natura vulcanica, il che significa che siamo di fatto sopra un vulcano. Ok? Quindi questo, nell'epoca che fu, era un'area dove probabilmente c'erano eruttazioni, lava, fumi, gas e altro, che poi nel tempo piano piano si è sedimentato e ha finito la sua attività. Però la geologia, e questo lago ne è testimonianza, ci racconta che questo era un vulcano non grande, ma grandissimo. Quindi adesso cercherò di farvi capire, con questa immagine, che tipo di grandezza stiamo parlando. E noi siamo più o meno in questo punto alto, ok? Questo punto, ma noi dovremo scendere esattamente qua sotto, dove, se vi girate, potrete vedere quell'edificio molto grande, quelle sono il museo delle navi, ok? Quindi noi scenderemo attraverso il percorso, arriveremo fino a giù, là al museo. Un'altra cosa che dovete sapere è che il vulcano, oltre a prendere, a coinvolgere anche l'altro lago, il vulcano in realtà era così grande. Quindi sono stiamo parlando 60 km di circonferenza. Stiamo parlando di un vulcano veramente gigante e potete vedere che qua sopra, che si chiama questa zona? Le Faete, è proprio la bocca del vulcano. Quindi potete immaginare quanto poteva essere enorme. Attorno a questo luogo dovete sapere che esistono migliaia di leggende. E queste leggende in realtà sono collegate a una serie di storie che ci ricollegano direttamente alla nostra vita, al nostro quotidiano, a noi come esseri umani, perché attraverso questi luoghi si cercava di capire come funzionava l'essere umano. E a quanto pare l'essere umano, i primi esseri umani che si sono raggruppati a vivere, vivevano in queste zone addirittura già dall'epoca delle glaciazioni, perché una delle ipotesi è che, essendo questa un'area vulcanica, con ancora il calore della terra che usciva da fuori, probabilmente è rimasta esente alla glaciazione, quindi un pochino più calda, quindi ancora la vegetazione si poteva riuscire a gestire meglio, o forse perché il terreno era più fertile. Fatto sta che questa zona è una zona che ci ricollega a una storia antichissima e questa storia si è tramandata a noi attraverso miti e leggende. E le persone si sono adattate a vivere in queste piccole celle. Allora, questa zona è famosa perché chiaramente è collegata al lago. Se c'è un lago vuol dire che ci sono delle sorgenti,
delle sorgenti chiaramente di acqua dolce. Quindi questo posto con l'acqua dolce permetteva, come dicevamo prima, alle persone la possibilità di poter vivere, perché l'acqua dolce permetteva la nascita di un bosco permetteva l'arrivo degli animali e l'acqua dolce permetteva il sostentamento. Una delle fonti principali è proprio questa fonte Egeria, che è l'acqua delle bottiglie che tutti quanti conosciamo. Egeria era la moglie di uno dei re romani, Numa Pompilio. La leggenda si dice che quando morì, per il dispiacere, si sciolse in lacrime, trasformandosi appunto in questa sorgente. Poi Roma, col suo impero, ha trasferito il culto di Egeria da qui, dove nasceva, a Roma. Questo culto è legato strettamente con il culto di Diana. Infatti questo lago era collegato alla divinità di Diana, che nella trasposizione greca viene chiamata Artemide. Ora, questa dea era una dea molto importante nel Pantheon, perché dovete sapere che in realtà questa divinità è il ponte di collegamento con svariate mitologie dei popoli di tutto il mondo. Anche etimologicamente stesso, il nome Diana ci ricollega per esempio a una divinità addirittura sumera chiamata Inanna. E cosa molto strana è che quella Inanna era collegata con un albero magico capace di passare dal regno dei morti al regno dei vivi. E allo stesso tempo qui abbiamo un culto molto importante che viene chiamato il culto delle Rex Nemorensis, perché questo in realtà era un bosco sacro. Cioè, in questo bosco accadevano delle cose magiche, perché Diana fece qui proliferare tutte le sue muse. Da lì la parola musica, per esempio. Queste muse erano volte a collegare e a migliorare. Organizziamo percorsi come associazione d'arco di Diana per andare a visitare questo percorso quando volete. Dentro, con alcuni di voi abbiamo visto dei tubi, questi tubi sono stati usati, ma non esattamente questi, erano più grandi, nel 1929, quando si è iniziato, che aveva una grandezza quanto Piazza San Pietro a Roma. Questa era la grandezza del tempio di Diana. Ora, questo emissario, voi vedete l'imbocco, serviva a far passare, quindi defluire l'acqua verso la fine di questo cunicolo, che era Vallericcia. La lunghezza è 1650 metri, percorribile attualmente sì, soltanto da fare attenzione a delle famiglie di pipistrelli che vivono qua dentro. Chi controlla quell'emissario? Siamo sul territorio Castelli Romani, quindi controlla il parco Castelli Romani, che non ci siano problemi per la flora. E i pipistrelli fanno parte della fauna del parco Castelli. Sì, facciamo un piccolo trattamento. Allora, prima di entrare, vi voglio io raccontare delle cose altre, ok? Quindi hanno a che fare a confine tra la mitologia, la psicologia, la storia, l'architettura, la tecnologia. Perché dovete considerare che gli antichi, quando si adoperavano per costruire un tunnel come questo qui, che è lungo, quanto è lungo? Un chilometro e sette? Un chilometro e sei? È lungo un chilometro e sei. Avete presente quanto è un chilometro e sei? È qualcosa di enorme. Cioè, hanno preso questa montagna, l'hanno bucata al buio, sottoterra, in uno spazio che in certi punti è poco più di un metro e mezzo, cioè bisogna stare accovacciati in questo modo, spostando in uno spazio di un metro e mezzo blocchi, diciamo che il più piccolo è questo, perché ci sono dei blocchi, come potrete vedere dentro, che sono enormi, giganteschi, ma quando dico enormi dico quanto questa parete. Ora, muovere un blocco grande quanto questa parete dentro questo spazio, o hai delle conoscenze enormi, o delle capacità enormi, oppure c'è del mistero, del qualcosa che noi non conosciamo. Ora, il problema è proprio esattamente questo, che gli antichi, per costruire queste cose, non usavano mica la logica. Non è che si mettevano a tavolino col computer e dice allora disegniamo.
perché queste opere erano delle opere che nascevano religiose, mitologiche, per delle ragioni che loro credevano che una determinata luna avesse un determinato potere sull'acqua. Quindi loro scavavano un tunnel lungo 1,6 km sottoterra per mettere in connessione due tipologie di energia, per far sì che quest'acqua potesse passare da una parte verso l'altra per poter irrigare il terreno. Ma ripeto, non erano mossi da motivazioni ingegneristiche, ma erano conoscenze che erano in mano a caste sacerdotali. Ora, il culto più grande di questa divinità locale era il culto, come vi dicevo, di Diana, che trova in questo lago il suo specchio, perché la luna a un certo punto si trova nel suo solstizio e si trova a specchiare. Letteratura, magia, ingegneria, conoscenza si mischiano. Ora, se voi entrate qua dentro, vedrete queste pareti, soprattutto su questo versante, che dicono che siano state costruite dai romani, o meglio, il tunnel è stato costruito da una cultura precedente a quella romana. Alcune parti sono state poi rifatte dall'altra parte, al lago, diciamo a Vallericcia. Ci hanno messo 3 anni, 4 anni, perché cercavano una nave. In realtà ne hanno trovata un'altra, quindi le due navi di neve. Questo è il motivo dell'emissario, che serviva a livellare. Domande? Oh, un vaccalcate, Chi ha costruito? Domande ce ne teniamo pure per sabato, per tutta la settimana, tutti i prossimi giorni per lavorare. Teniamole. Dietro di una delle navi, ed è l'originale che stava presso i musei di Roma, è stato portato a Vicenza qua. Ragazzi, guardate la bellezza del leone, soffermatevi 10 secondi, pensate all'artista che lo ha fatto, i fabbri che lo hanno fuso, temperature altissime. Thank you.
Cesare, Cesare. Ciao. Ci siamo tutti forti, nessuno ci ha capito. Eroi. Non sto scherzando, ho detto. Esce quello, ma perché?